Davide Pedotto del Real Madrid Ciurlato, mi spieghi come si fa a fare punti a Torino, visto che sei uno degli ultimi che si è riuscito, no? No, bisogna giocare come solito, cioè con testa libera, coraggiosi, non pensare di fare punti difendendosi tutta la partita. È così inaffrontabile la Juve, perché è vero che ha cambiato allenatore, è vero che probabilmente con Sarri ancora fosse per essere la Juve che ha in mente, però è così inaffrontabile? No, sono giocatori sia fisicamente sia tecnicamente, cioè, veramente forti. Quando accelerano, cioè, non è facile per nessuno, cioè, specialmente no, per noi, in senso, sono veramente forti, però penso che si può fare bella partita, si può contrastarli, dare il massimo, cioè, non vedo, cioè, impossibile fare il risultato. Ti chiedo anche del discorso fisico, non voglio usare la parola turnover, però è vero che c'è la Juve, ma ci sono anche tre partite in 9 giorni e oggettivamente Udinese in casa e il Cagliari, forse almeno solo sulla carta, sono quelle che possono essere. Solo sulla carta, sì. Cioè, penso che contro altre squadre affronteremo altro tipo di problemi, e per cui in questo momento, inizio di stagione, cioè, giocherà chi sta meglio e poi dopo sabato affronteremo la prossima partita, però in questo momento pensiamo esclusivamente solo alla Juve. Ti chiedo l'ultima cosa per quanto riguarda la punta, no? C'è la squalifica di Stepinski, immagino che forse ti cambi una posizione di mettere anche i minuti nelle gambe. Non è minuti nelle gambe, cioè, giocherà lui, perché come ho detto dai primi giorni penso che ha tutte le qualità per giocare bene in Serie A, mi sta dimostrando negli allenamenti, è tratto anche bene contro Milan, con carica giusta, giocherà lui, perché penso che questo momento è il migliore rispetto all'altro. Buongiorno mister, ciao, Matteo Fontana, grazie dello sport, ti chiedo, allora, tu hai fermato battuto anche la Juve di Allegri, adesso c'è la Juve di Sarri, quali sono le differenze nell'approccio, nell'affrontare quindi squadre con tecnici diversi? No, a me mi sembra per adesso poco, che anche a Madrid ho visto molto di Allegri, diciamo così, non ho visto ancora la Juve di Sarri, ho visto fase difensiva un po' diversa, più linea, più, cioè, in fase difensiva ho visto un po' di più, specialmente linea 4, però come tipo di gioco, cioè, non ho visto ancora Juve di Sarri come era Napoli, no? Una difficoltà della Juve viene iniziata dalle statistiche, è una squadra che per ora prende parecchi gol su soluzioni su palle inattive, ecco, questa può essere una chiave di lettura? Cioè, per legge dei grandi numeri ce le ha prese abbastanza, non lo so, cioè, a Madrid hanno fatto una partita veramente stupenda dove poi Atletico Madrid sono specialisti in quelle situazioni e li hanno castigati, però non credo che sia una grande difficoltà, no. Una Juve che non avrà Pjanic, avrà Chiellini, farà turnover, però insomma i campioni sono tantissimi, di conseguenza non hanno problemi in questo senso. Veramente cambia poco, cioè alla Juve cambia poco, si gioca uno o l'altro. Grazie. Ciao mister, come ti senti essere un allenatore di una squadra che ha Di Carmine che fa il suo debutto, che ha fatto a Torino, che dalla parte opposta a CR7, cioè, quali sono i valori da tirare fuori? Ma non penso in questo modo, io sono contento per la squadra che ho, cioè, penso che ci sono tanti giocatori che possono fare bene e dimostrare che ci possono stare in Serie A. Il lavoro di questi giorni l'hai fatto esclusivamente su Torino o pensando anche a Torino? No, non solo su lui. Grazie. Gianna? Sì. Ciao Elisa, ciao. Allora, finalmente poi io, dopo un tiki-taka di secondo ordine negli ultimi 2 anni, la società ha capito anche l'importanza di avere una squadra da battaglia del Bentegodi. Il Bentegodi segue questa squadra. Alla luce anche di quando è capitato al Milan, alla luce anche della, così, comunque sempre dell'aggressività dei quotidiani nazionali su Verona, la città, i tifosi, eccetera. Ti chiedo, non può essere a volte un'arma anche a doppio taglio che può arrivare fino a voi?
fuori dal campo, il fatto di avere tutta questa aggressività, di essere accompagnati dal pubblico. Arriviamo da giorni di accuse solite di razzismo, il caso che sì, comunque non può condizionare anche un arbitraggio, non può condizionare anche questa cosa, il valore tecnico della squadra di Juric. Poi la domanda è troppo complessa, troppi discorsi che non mi interessano, per cui non so neanche che rispondere, cioè io preparo una partita di calcio in mio modo, non penso a tutte le cose che hai detto te, che magari c'è qualcun altro che li va a analizzare. Come veniamo da anni così, secondo te, secondo me non c'entra niente quello che accade fuori rispetto a quello che voi vedete in campo, le decisioni degli altri, delle decisioni del VAR? No, come ho detto, cioè io mi soffermo su partita di calcio, poi non credo che lamentandosi sempre, sono storti, ma abbiamo visto anche altre squadre, ultima giornata, rigori strani, cioè succedono cose, ma non, come è successo sempre, per cui non mi soffermo molto su queste cose, cioè sono concentrato molto su preparare la squadra, fare le partite che vogliamo noi, sia a livello globale, di gioco, aggressività, di difesa, attacco, di tutto, mi soffermo solo su quello. Mister, una statistica dice che il 25% dei gol realizzati in Serie A arrivano da palle inattive, soprattutto arrivano da difensori. Da questo punto di vista hai studiato qualcosa per la gara con la Juventus? Sempre prepariamo qualcosa, cioè a base di avversario, come difende, si difende a uomo, zona, quali sono, cioè, spazi dove si può attaccare, e lavoriamo su questo. No? Avrà pure un punto debole la Juve di Sarri? Sulla carta no, cioè così, però io penso che noi non dobbiamo andare là, cioè, già battuti o accontentarsi, andiamo a fare bella partita con testa libera e cercare di fare punti come abbiamo provato con Milan. Può essere Verre l'uomo che può risolverti le situazioni di offensiva? No, vedo un giocatore che dal mio punto di vista deve crescere tantissimo su tanti aspetti del gioco, però anche penso che è un giocatore che ha qualità, cioè quella bella, anche ha dimostrato l'altro giorno con quel stop, con altre giocate, che ha qualità, che ogni allenatore quando ha giocatori così è contento. Grazie.